allora benvenuti dal Palamanger, un saluto da parte di Gaetano Cucchiara e di Vito Griffo. Siamo pronti, è arrivata l'ora della verità, l'ora che sancirà il verdetto definitivo sulla, o quasi, sulla stagione del Green Basket, la nuova pallacanestro Ginate. Facciamo un passo indietro, a gara 1 che si è giocata domenica scorsa ha avuto la meglio la NPO in questa serie di playout di Serie B All West, 101-92, una partita scoppiettante. Oggi si gioca gara 2 con obiettivi ovviamente diversi, però il Ginate chiudere già oggi la serie per il Green e prolungarla a gara 3 che comunque dovrà affrontare in trasferta. Diciamo che è l'ultima spiaggia per i biancoverdi di Palermo. Oggi dobbiamo soltanto vincere, non ci sono alternative, non ci sono dietrologie, si deve soltanto fare quello che siamo venuti a fare, se no non c'è domani. Gara scoppiettante quella giocata domenica scorsa al Pala Ravasio di Olginate, 101-92. Probabilmente, anzi sicuramente la migliore prestazione offensiva del Green Basket in trasferta in questa stagione, che però non è servita perché dall'altro lato sono arrivati 101 punti, 26 punti per Marinò, 17 per Siberna, 14 per Cardellini, 11 per Bassani, 9 per Secche Colnago, 6 per Dessie e 2 per Rota, una squadra, la nuova pallacanestro Ginate di coach Galli, che ha perso Taiabue prima di questa serie playout, uno dei giocatori più importanti e che molto probabilmente ha dislocato il proprio gioco molto più sugli esterni, ben 4-5 esterni doppia cifra, tanta roba. Esattamente, la gara 1 per chi è riuscito a vederla è stata una gara incredibile perché difese venivano regolarmente battute sia con le penetrazioni ma anche con i tiri dall'arco. L'ultimo quarto io credo che Olnago abbia avuto una percentuale intorno al 60-70% sui tiri da tre e questo poi alla fine ha alzato il punteggio e ha fatto anche la differenza perché fino a 10 dalla fine la partita era in assoluto equilibrio e il Green poteva anche fare la partita. Poi chiaramente un po' la stanchezza, un po' queste percentuali che si sono alzate, la partita ha girato a favore di Olginate, però è stata una bella partita, una grande partita. E oggi vedremo se saranno gli attacchi a prevalere oppure le difese a essere più concentrate. È anche vero che a questo punto della stagione la stanchezza si fa sentire, la stanchezza sia fisica che mentale e probabilmente questo fa sì che il punteggio si alzi. Il Green riparte dai suoi 7 effettivi, 7 uomini in doppia cifra di gara 1, 20 punti per Venturelli, 17 per Andrea Lombardo, 12 per Giuseppe Lombardo, 11 per Strozzi, Montanari, Cecchetti, 10 per Gullo, quasi tutto pronto qui al Palamangano di Palermo. Gli arbitri dell'incontro saranno i signori Praticò e Scarfò, le squadre stanno entrando in campo, vediamo già il quintetto per Olginate, col numero 31 Cardellini, 20 Dessì, col numero 5 Siberna, numero 12 per Bassani e numero 7 per Todeschini. Il Green in campo con Andrea Lombardo, col numero 41, 13 Raffaello Strozze, a sorpresa l'avevamo già visto nella gara contro Forlì. Parte in quintetto col numero 10 Giorgio Biondo, 55 per Michele Venturelli, molto probabilmente il playmaker scelto in avvio di questa gara da coach Marco Verderosa, eccolo, sarà proprio lui, Daro Gullo col numero 2. Quindi scelte abbastanza speculari da un lato e dall'altro, si gioca con 2-4 atipici, da un lato Dessì, dall'altro lato Andrea Lombardo da 4, questa è la mossa di coach Marco Verderosa per adeguarsi probabilmente alla pericolosità degli esterni di Olginate. Comincia la partita, palla raccolta dal Green Basket che attacca con Andrea Lombardo, prova a prendere la linea di fondo, un tiro difficile che manda dentro con l'aiuto del ferro, 2-0, partenza buona per il Green. Buona partenza di Andrea Lombardo di cui abbiamo un grande bisogno, subito Giorgio Biondo che ruba e scarica per Andrea, ottimo. Parziale di 4-0 per il Green, attenzione, arriva una sanzione antisportiva, fallo antisportivo probabilmente per il numero 31 Cardellini o per il numero 10 Giorgio Biondo, si erano pizzicati due, vediamo, la sanzione va al numero 31 Cardellini, gran lavoro di Giorgio Biondo, è un mastino quando ci si mette, ne ha dato prova proprio adesso. Giorgio Biondo è stato chiamato proprio per difendere su Cardellini che ci ha fatto tanto male in gara 1.
e quindi subito lo ha pressato, una reazione un po' scomposta del giocatore di Alginate, e quindi si è vista la maglietta tirata e subito fallo antisportivo. Ottimo approccio di Giorgio. Due tiri liberi per Giorgio Biondo, poi sarà ovviamente possesso Green Basket. Sbaglia il primo, il numero 10. Sbaglia anche il secondo, ma il Green avrà comunque un possesso da giocare ovviamente. Rimesso a cavallo delle due linee, se ne incarica Andrea Lombardo. 4-0 di parziale dopo 30 secondi di gioco. Inizia Gullo, ovviamente l'azione del Green è la solita doppia uscita, esce Michele Venturelli, chiama il blocco di Raffaele Strozzi, si arresta all'altezza del gomito, sbaglia, lotta al rimbalzo, la prende De Sì, può ripartire. Quindi Olginate con Todeschini, tifo caldissimo qui al Palla Mangano, attenzione, palla dentro di Siberna, ancora Todeschini, poi Cardellini, il blocco, esce forte Raffaele Strozzi, palla per Siberna dall'angolo, sbaglia, rimbalzo catturato da Dano Gullo. Può ripartire il Green con Michele Venturelli, lo scarico per Giorgio Biondo che però calpesta la linea laterale e regala palla ad Olginate. Inizio travolgente, qualche errore, qualche imprecisione da un lato e dall'altro, ma ci sta, la posta in palio è alta. L'avvio dal punto di vista dell'intensità è ottimo dal punto di vista del Green Basket, una grande entrata in campo è quella che ci si aspettava. Dentro la palla per Bassani, cala la mannaia, Venturelli, fischiato fallo al numero 55 nativo di Tolmezzo che viene da una grandissima prestazione in gara 1, 20 punti personali, solita grandissima mole di falli subiti. Ci saranno due tiri liberi per Bassani, il numero 12, uno dei giocatori più prolifici della Gordon Alginate, ma soprattutto uno dei migliori rimbalzisti di tutto il campionato, Andrea Bassani, che ha chiuso la stagione regolare con 11 punti di media e 10,5 di rimbalzi di media catturati a partita. Qui sbaglia, fallisce alla lunetta con uno 0 su 2 che ovviamente fa tornare il sorriso al Green. Si gioca con Darogullo, blocco di Strozzi, si arresta Darogullo da 3 punti, sbaglia, rimbalzo preda proprio di Andrea Bassani. Cardellini, la palla per Siberna, scusate, Todeschini, poi De Sì con la mancina, l'arresto e tiro, aiuto della tabella ma non va, la spizzica fuori Andrea Lombardo sulla ribattuta, sull'extra possesso, punisce Cardellini e fa 4-3 dopo 50 secondi di gioco. È un piccolo errore in difesa, Biondo è scappato via subito dopo il rimbalzo, invece questo ha premiato Todeschini che l'ha messa da tre, mentre il suo difensore era già andato alla coperta del campo. Comunque mi sembra che in difesa stiamo facendo molto bene sui... c'è l'uscita del lungo, c'è lo show del lungo sul pick and roll centrale di Olginate. Questo chiaramente libera l'aria e l'aria però deve essere subito occupata dal lato debole, dai difensori del lato debole. E questo in questa occasione è successo, è dato i primi punti Olginate. Tanto due punti per Bassani per il 4-5, quindi il sorpasso di Olginate sul Green. 4-5, mancano 7 minuti e 33 secondi alla fine del primo quarto. Un fallo per la Gordon. Ci sarà rimessa laterale per Michele Venturelli. Rotto il gioco, probabilmente strumenti di tifo poco ortodossi, tanta confusione, tanto calore qui al Palamangano. C'era da aspettarselo comunque che il Palamangano rispondesse presente a questa ultima chiamata, quindi non ha importanza che ci sia qualche rumore molesto in più, penso che faccia parte del gioco. Rimessa laterale per il Green, si incarica della battuta Michele Venturelli, riceve Raffaele Strozzi, ancora Michele Venturelli che attacca con la mancina, il terzo tempo andando fino in fondo, non è Clemente il ferro perché rigetta la conclusione del numero 55, riparte adesso Cardellini, lo scarico per De Sì da tre punti, può sparare il rimbalzone del numero 5 Siberna che va a segnare per il 4-7, 7 minuti e 12 secondi, al termine del primo quarto, gara accesissima.
prova a mettere la freccia al Ginate, all'altro lato il green che risponde da Rogullo, Michele Venturelli da tre punti dall'angolo, primo ferro, errore, palla poi scivola fuori, a toccarla è un giocatore della Gordon, quindi ci sarà un altro possesso offensivo per il green. Intanto primo cambio, fuori Giorgio Biondo al suo posto, compie gli anni oggi, tanti auguri capitano Giuseppe Lombardo. Auguri Peppone, e adesso facci vedere di cosa sei capace, perché nelle mani hai la possibilità di portarci questa vittoria. Ho visto una buona transizione da parte di Olginate, lavorano molto bene subito. Scusa se ti interrompo, c'è intanto due punti per Andrea Lombardo andando fino in fondo, buon inizio, sei punti del green, sei punti di Andrea Lombardo. Sì, Andrea è tanta roba, se lui riesce a mantenere questa intensità per tutta la partita è veramente un fattore. Adesso vediamo cosa succede. Cardellini la palla se la ritrova lì Raffaele Stroz che la cattura, la passa ad Arogullo che si pensa prima di andare in avvicinamento al canestro, vuole ragionare, la palla dopo aver ribaltato il lato finisce a Michele Venturelli che fa quello che sa fare meglio, vale a dire prendere la via del canestro, portare a casa un fallo, due tiri liberi molto probabilmente per Michele Venturelli, vedremo ovviamente quale sarà la decisione arbitrale. La buona notizia è che Todeschini è al secondo fallo, tutti e due fatti su Venturelli che ha cominciato ad attaccare il ferro fin da subito, di solito lui aspetta qualche minuto per cominciare ad attaccare con forza e con prepotenza il ferro, stavolta invece si è messo subito al lavoro. E che Franceschini abbia già due falli è una buona notizia. C'è qualcosa che sta succedendo, qualcosa di cui non riusciamo a capire. Sì, dicevo prima, strumenti di tipo non proprio ortodossi, gli arbitri non sono clementi nei confronti ovviamente del calore espresso dal Palamangano. Ci saranno intanto due tiri liberi per Michele Venturelli. Realizza il primo Mike e riporta il green sul 7 pari. Buono anche il secondo. Contro sorpasso per il green. 8-7 con 6 minuti e 13 secondi da giocare. Todeschini è rimasto in campo nonostante i due falli. Bisognerebbe provare ad attaccarlo con convinzione. Adesso in ritardo, nettamente in ritardo, Strozzi sull'aiuto dal lato debole e quindi fallo e quasi canestro. Fallo antisportivo per Giuseppe Lombardo che obiettivamente si è andato giù. No, era Strozzi. Strozzi? Io ho visto il numero 14, Giuseppe Lombardo. Sì, effettivamente si è andato giù abbastanza pesante. Probabilmente voleva lanciare un messaggio al malcapitato di turno, numero 5 Siberna, gioco duro, gioco sporco, fa parte anche questo dei play-out. A questo livello il gioco duro ci sta, però troppo duro diventa un fallo antisportivo ed è stato sanzionato giustamente, niente da dire. Piuttosto essere più attenti e non arrivare in ritardo su questi aiuti. Cardellini 8-9, intanto altro controsorpasso di Olginate sul green, attacca con Todeschini, adesso Siberna ribalta il lato per Cardellini, uno contro uno marcato da Gullo, tira da tre punti ma sbaglia, può ripartire Andrea Lombardo, porta lui avanti il pallone, ha un'autostrada, va fino in fondo, non riesce però a trovare il canestro, si è già dall'altro lato con il numero 5 Siberna. Palla per Cardellini, c'è l'intercetto da parte del green, altra palla persa, altra recuperata per Olginate, ritmi davvero frenetici qui, Andrea Lombardo, bravo il ripiegamento difensivo, va ad intercettare questo pallone e sventa una possibile occasione per far canestro per Olginate. Un po' di confusione dettata sicuramente dalla foga e dalla voglia di fare, ci sta in questo tipo di partite dove si ci gioca tutto, è chiaro che ci si lascia prendere anche un po' dalla voglia di far presto, ma invece bisogna essere un po' più pazienti, avere un po' più di attenzione e stare attenti su ogni pallone, non perdere palloni e piuttosto cercare comunque di recuperarli, cosa che Andrea ha fatto benissimo, l'ha recuperata, poi l'ha ripersa, poi l'ha recuperata di nuovo.
bisogna predicare calma, calma e sangue freddo, la partita è lunghissima. Tante interruzioni nel corso di questo primo quarto, si è giocato davvero poco, i tempi si stanno dilatando tantissimo. Rimette il pallone in campo proprio Ginate, che adesso attacca con Cardellini, arriva Bassani, il blocco, poi rolla dentro, buona difesa per il Green. Mi rimangio tutto quello che ho detto, perché dal numero 5 Siberna spara da solo a 3 punti ma sbaglia. Siamo già all'altro lato con Michele Vinturelli e Macca, il turbo, e prova ad andare fino in fondo, sbaglia, poi lotta a rimbalzo offensivo, vediamo chi è stato l'ultimo a toccare. Sì, un giocatore di Olginate, ci sarà rimessa dal fondo per il Green. Riceve Raffaele Strozzi e poi fa 1 contro 5, alla fine sbaglia, è fortunato perché a catturare l'airball di Strozzi c'è proprio il numero 5 Siberna, che aveva uno dei due talloni in prossimità della linea di fondo campo, quindi palla riconquistata dal Green Basket, altra rimessa dal fondo. Un po' frenetico l'attacco del Green. Sì, troppo agitati, troppo nervosi, si fanno prendere un po' la mano dall'ansia di fare. E adesso è entrato Cecchetti, che forse ha la testa un po' più fredda, sicuramente farà bene. Entra anche Alessandro Cecchetti, uno dei migliori della stagione del Green, anche in doppia cifra di punti nell'ultima uscita, vale a dire gara 1 di playout, con 11 punti, uno che la doppia cifra l'ha mantenuta praticamente in quasi tutte le sue apparizioni in Green da quando è arrivato a gennaio. Per lui 14,5 punti di media in 32 minuti abbondanti di utilizzo, 7,7 rimbalzi catturati a partita. È entrato anche Montanari, abbiamo detto prima, posto di Darogullo, spara a 3 punti, qui Giuseppe Lombardo, fondo della retina per il capitano, che poi carica il palamangano. Ci serve la mano calda di Peppone, ci serve, perché lui ce l'ha questo tiro, è proprio uno dei suoi marchi di fabbrica. Errore di Bassani, rimbalzo di Lombardo, Montanari dentro per Cecchetti, un cioccolatino da scartare per il numero 20, che poi trova il canestro che vale il 13-9. Time out per coach Alessandro Galli. Beh, lavorare in transizione va bene, senza precipitazione ma con lucidità, la transizione è un'arma fantastica per mettere in difficoltà l'avversario, per fare punti anche velocemente. E loro all'inizio ci hanno fatto male con un paio di transizioni, adesso l'abbiamo fatto anche noi e siamo avanti. Mi sembra che la squadra stia lavorando bene in difesa, anche se su questo passaggio lungo sull'angolo ci facciamo trovare sempre un po' scoperti, però fino adesso l'hanno messa, va bene così, mentre noi in attacco ragioniamo poco, ci lasciamo un po' andare su azioni individuali, però fino adesso l'adrenalina ci aiuta. Squadre nuovamente in campo in questo primo quarto, mancano 4 minuti e 39 secondi, Green avanti 13-9 sulla Gordon Olginate. In campo per il Green il numero 32 Montanari, 41 Andrea Lombardo, 20 Cecchetti, 55 Venturelli, 14 Giuseppe Lombardo, dall'altro lato 31 Cardellini, 11 col Nago appena entrato, 12 Bassani, 20 Dessì, lì in fondo in angolo col numero 13 che va a realizzare da 3 punti al primo pallone toccato, Marino, autore di 26 punti in gara 1, un mattatore dall'arco, fa quello che gli riesce mai. Marino non dobbiamo proprio lasciarlo solo dai 3 punti, perché fa tanto male. E noi abbiamo fatto una scelta ovviamente, andare molto forte sul... ecco qua, lo vediamo adesso con Cecchetti che esce sul playmaker quando c'è il pick and roll e c'è l'aiuto sul lungo sotto, ovviamente gli angoli restano scoperti. Ancora Olginate a fil di sirena, ci prova da 3 punti, De Sì tocca il ferro ma sbaglia, rimbalzo catturato dal più piccolo di tutti Cardellini col numero 31, poi ci prova da 3 punti col Nago, mano educatissima, manda dentro dai 6,75 e riporta Olginate avanti 13-14. Questa è la loro arma migliore, quella che ci ha messo in difficoltà e ci ha battuto in gara 1. Oltre il 50% da 3 punti in gara 1. Infatti, questa la dice lunga.
Cecchetti con l'appoggio in avvicinamento sbaglia, rimbalzo, Breda di Bassani, può ripartire la Gordon. Allora è consegnato a Cardellini, adesso col Nago, Bassani, ancora Cardellini, molto lontano da canestro, gioca il pick and roll, poi palla per De Sì, in ritardo il numero 20, Cecchetti, prende posizione Giuseppe Lombardo nel cuore dell'area, gli frena addosso l'attaccante di Olginate, palla recuperata, sfondamento, Green che si può riportare nuovamente in attacco. C'è andata bene, secondo me non aveva i piedi fermi a terra quando c'è stato il contatto. Vabbè, comunque va bene così, insomma, gli arbitri a volte sbagliano da una parte e sbagliano dall'altra, in questo caso è andato bene a noi. Ci vuole comunque tanto coraggio e Lombardo ha questo tipo di gesto tecnico a mettersi sempre sulla traiettoria di penetrazione. Questo sicuramente, il coraggio a Peppone non manca sicuramente, anzi, figuriamoci, se lui non ci prova, e spesso ci prende. Adesso attacca Gullo, 2 minuti e 55 al termine del primo quarto, rientrato in campo il playmaker ex Patti, palla per Giuseppe Lombardo, ricezione complicata, passaggio piuttosto basso, poi prova a giocare questo uno contro uno, è bravissimo De Sì a rubare il pallone al numero 14 col Nago, con la mano destra. Ancora col Nago, tutto solo, da tre punti, può sparare questa volta grazie alla difesa del Green, non perfetta in copertura su col Nago. Adesso Montanari, Cecchetti, vuole attaccare uno contro uno, buon uso del perno contro Fedilusek. Esperienza per Cecchetti, manda il bar a sec, ne deposita due facili facili a canestro. Grande lavoro sul piede perno di Cecchetti che ha portato a scuola Sec. Adesso Olginate, 15-14 più 1 per il Green, 2 minuti e 8 secondi da giocare, Cardellini creando separazione, grandissimo canestro da due punti se non l'ho visto male, ma grande esecuzione. Sì, loro sul perimetro lavorano molto bene, sono bravi, bisogna cercare di rendergli i tiri più difficili possibili, se li prenderanno per tutta la partita, ma non dobbiamo lasciargli a ritardo. Ancora Olginate con Marino. Arriva il blocco di Sec, riesce a tenere bene in difesa Gullo, palla per Cardellini che adesso prende il centro del campo, Sec carica per l'inchiodata, sbaglia, poi c'è rimbalzo offensivo ancora di Sec, ma ha conquistato il pallone in maniera regolare sbracciando sotto canestro, fallo in attacco per il numero 19 della Gordon, altra palla recuperata per il Green, due falli in squadra per il Green Basket, 4 per Olginate, 15-16 più 1 Gordon, manca 1 minuto e 30, rientra in campo Bassani al posto di De Sì. Questa è stata un'ottima chiamata dell'arbitro perché ha visto il braccio di Secca allargarsi ed è pericoloso in quella zona fare una manovra del genere, e quindi la chiamata ci sta tutta. Adesso noi dobbiamo però comunque cercare di lavorare meglio in difesa sul perimetro, perché piuttosto è meglio prendere un canestro da sotto ogni tanto, ma non lasciarli tirare facilmente da tre, perché loro hanno delle percentuali altissime. Ancora il gioco interrotto. Non riusciamo a capire da qui obiettivamente cosa stia succedendo. Vediamo uno dei due arbitri a colloquio con il coach di Olginate. Ci saranno due tiri liberi. Allora è andato l'antisportivo. No, forse probabilmente l'unica interpretazione possibile è che era in bonus, però sì, in teoria. Ma il possesso però non era nostro, quindi non capisco perché andiamo al tiro. Direi interpretazione un po' curiosa del regolamento. Fatto sta che Montanari va a realizzare il primo tiro libero, ne avrà a disposizione ovviamente un altro, sbaglia, riesce soltanto ad agganciare il Green la Gordon. Olginate 16 pari con 1 minuto e 24 secondi da giocare, va Fedilusek per Colnago, marcato a uomo molto vicino anche se lontano da canestro da Venturelli, poi la palla ribatta su Bassani, altro fendente a lanciare, tagliare il campo per Rota, c'è però un fallo che è stato sanzionato al numero 20 Alessandro Cecchetti. Anche questo secondo me è un buon fischio, Cecchetti è,
è andato a recuperare in maniera scomposta, è franato su Sec, il fallo c'era, perché secondo me è un fischio giusto, assolutamente. Poi che lui si è inciampato o altro, questo non lo so, però il fallo c'era. Va col Nago a battere questa rimessa laterale, 16 pari, 1 minuto e 9 secondi, c'è fallo qui di Darogullo sul numero 13 Marino, adesso tanti fischi da un lato e dall'altro. Qui Darogullo onestamente mi sembrava stesse accompagnando l'attaccante senza commettere fallo. 1 minuto e 8 secondi al termine di questo primo quarto, 16 pari, 4 falli di squadra per il Green e 5 per Oginate, quindi bonus esaurito ovviamente per entrambe le squadre. Vediamo Marino col blocco di Sec, prova ad andare fino in fondo, compensa bene qui la difesa del Green. Marino adesso ha spazio per vie centrali, lascia partire una lacrima, sbaglia, cattura il rimbalzo Giuseppe Lombardo, non senza qualche fatica ma con grandissima esperienza su un giovane decisamente prestante dal punto di vista fisico come Sec. Poi Cecchetti sotto canestro, uno contro uno, allarga le braccia Bassani, ma Cecchetti ha un uso del perno magistrale, veramente un bellissimo movimento, sempre collaborando sul piede perno, ottimo lavoro. Adesso ruota, 33 secondi al termine del primo quarto, Marino esce forte, Cecchetti con lo show, poi Sec tutto solo, un gioco da ragazzi, andare a depositare a canestro. Qui ha letto bene la difesa del Green Olginate e ha fatto 18 pari, ultimo possesso ai 15 secondi, Montanari ovviamente lascia il pallone a Michele Venturalistra, lui l'incaricato per prendersi questo tiro, va in uno contro uno, prova ad appoggiare, non trova il fallo, trova semplicemente un tocco, la palla sporcata a un giocatore di Olginate, quindi ci sarà rimessa dal fondo per il Green. 6 secondi e 5 decimi per chiudere questo primo quarto. Riceve Mike Venturelli, prende il fondo, poi per Montanari da 3 punti può sparare, secondo ferro. Non c'è più tempo, finisce qui il primo quarto, punteggio di 18 pari al Palamangano. Pronto, squadre nuovamente in campo per questo secondo quarto tra Green Basket Palermo ed NPO Gordon. 18 pari, si è concluso il primo parziale, adesso attacca la Gordon proprio con Colnago, pallone che va sotto le gambe, palla poi consegnata a Fedilusek, non si capiscono i due, bravissimo qui Gullo a controllare un pallone non
facilissimo. Coragulu, poi Giuseppe Lombardo si arresta e tira da tre punti. La palla però non riesce a toccare neanche il primo ferro, quindi primo possesso offensivo del Green, gestito non proprio benissimo. Vabbè, il tiro sulla transizione ci sta, però forse era meglio allora che lo prendeva Venturelli, che invece aveva rinunciato per mettere la squadra in movimento. Così non è stato, vabbè, va bene così. Col Nago va da Bassani, lo marca Giuseppe Lombardo, bravo Cecchetti ad aiutare, poi Sec si ritrova tutto solo, c'è un doppio fischio da parte di entrambi gli arbitri, vedremo a chi sarà applicata la sanzione. Al numero 32 Montanari, che in aiuto è andato a colpire, credo proprio Fede Lusse, che ci saranno due tiri liberi per il numero 19 della Gordon. 9-18 a chiusura anche del secondo quarto, sono passati quindi 42 secondi, 18 pari, due liberi per sbloccare la situazione di equilibrio. Ma a me sembra che gli arbitri stiano mandando dei segnali ben precisi. La partita forse stava cominciando un po' a salire di intensità e anche di fisicità, e loro hanno subito messo in chiaro che fischieranno qualsiasi cosa e non lasceranno passare comportamenti poco corretti. Fa 1-2 Sec, porta quindi la Gordon sul più 1, 1-8, 1-9, un minuto giocato qui al Palavangolo in questo secondo quarto. Pallone difficilissimo di Lombardo per Gullo, che passa poi dalla media, ci prova Cecchetti, secondo ferro, palla rigettata dalla struttura e quindi nuova possibilità per la Gordon per attaccare. Col Nago si arresta, tira da tre punti, non è uscito morbidissimo questo tiro, quindi sbaglia anche il numero 11, il figlio d'arte, col Nago, poi da Rogullo in transizione, altra conclusione veloce, tanti errori da una parte e dall'altra. Adesso la Gordon, Marino va da Colnago, palla dentro per Fedi Lussek che sbaglia, un appoggio semplicissimo, poi ci riprova, altro errore, fa buona guardia a Cecchetti. Difesa molto alta, molto aggressiva, con tanti show quella del Green Basket, si presta ovviamente a tanti palloni dati dentro, a Seppi se si ritrova spesso ad essere solo, braccia lunghissime, facile ricezione, lui deve essere bravo a collassare, lo sta facendo in parte. No, ma la scelta è quella, cioè piuttosto lasciare il tiro da sotto ai loro lunghi, soprattutto Secche, non è così forte, piuttosto che dare tiri facili da fuori, dove invece sono veramente pericolosi. È una scelta che condivido, è chiaro che poi bisogna anche andare bene dall'altra parte, è l'attacco che secondo me non sta funzionando, la palla gira poco velocemente, brutti attacchi, brutti tiri presi, non in ritmo. È lì che secondo me si dovrebbe un pochettino alzare l'asticella, perché la difesa tutto sommato sta funzionando. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per Olginate, va proprio col Nago a rimetterla in campo, il consegnato di Bassani proprio per col Nago, che adesso ha il vantaggio dell'uno contro uno perché è marcato da un lungo come Strozzo, prova ad andare fino in fondo, poi Strozzo lo va a cancellare, c'è però un fischio da parte dell'arbitro, vediamo se è sanzionato il fallo proprio al numero 13, sì è così, che molto probabilmente avrà commesso fallo prima di andare a toccare il pallone, probabilmente nello scivolamento, perché la stoppata mi sembra da regolare. Non lo so, perché comunque la mano si è abbassata, il braccio si è abbassato, probabilmente gli arbitri hanno visto il braccio calare e quindi hanno fischiato. Lo scivolamento a me era sembrato invece corretto. Sono quei fischi che si possono dare come non dare. Il primo l'ha sbagliato, il secondo no. 18-20, nuovamente avanti Olginate di due lunghezze, 8 minuti e 10 secondi al termine. Giuseppe Lombardo va da Darogullo, esce dai blocchi proprio Montanari, ancora il blocco di Lombardo per andare fino in fondo Montanari, lo scarico per Strozzi che carica la partenza, qualche difficoltà, poi nella riuscita a depositare a canestro, alla fine riesce con qualche difficoltà a lucrare due tiri liberi, bene così, da una situazione molto difficile. Sì, era quasi una palla che sembrava persa, invece alla fine è andata.
anche il movimento di Sosa non è stato del tutto ortodosso, cioè, poteva anche starci un fallo di sfondamento. Sbaglia il primo Strozzi, troppo lungo secondo ferro. Non buono neanche il secondo, 18-20 più 2 Olginate che protegge il vantaggio, 7-53 dalla fine del secondo tempo, secondo quarto scusate. Bassani esce col Nago, marcato da Montanari, movimenti sotto canestro, si alza secca, arriva lo show aggressivissimo, bravissimo qui Strozz a sporcare il pallone. È molto chiara la scelta difensiva di coach Verderosa. La scelta difensiva di Marco è chiarissima ed è secondo me anche opportuna. Loro non stanno, continuano a servire il centro perché giustamente lo vedono libero, però non stanno ottenendo i risultati che vogliono. Qui intanto numero 10 Rota è andato a sbracciare in maniera piuttosto evidente contro Andrea Lombardo. Probabilmente l'arbitro non se n'è accorto di questo, non se n'è accorto di questa spinta. È vero che i due si stavano pizzicando già da un po'. Ci sono tanti duelli all'interno del campo, tutti i giocatori stanno toccando, dando botte, come è giusto che sia in una gara così importante. Qui però c'è stata una reazione abbastanza evidente di Rota sulla marcatura di Andrea Lombardo. Gli arbitri non se ne sono accorti, sono andati ovviamente a richiamare entrambi. Li ha richiamati, ci sta, insomma, anche perché se no fischio prima della rimessa sono tecnici. Quindi l'arbitro ha preferito essere saggio, però calmarli solo con le parole. Non è facile, non è una partita facile da arbitrare. La tensione è talmente alta che rischia veramente di saltare tutto per aria. Quindi bravi secondo me a cercare di tenerla in pugno anche con questo tipo di atteggiamento. Bassani ci prova dall'angolo, la palla però viene respinta in maniera poco fortunata dal ferro, ovviamente per la Gordon. 18-20, sempre più 2 la NPO sul Green Basket Palermo. Giuseppe Lombardo cede la sfera a Montanari, il pick and roll, prova a rollare dentro Montanari, qualche confusione qui con Giuseppe Lombardo. Ancora Gullo, lasciata quest'uno contro uno per andare fino in fondo, alza la parabola per evitare sec, sbaglia il numero 2 di Palermo. Intanto 3 minuti sono trascorsi in questo secondo quarto, adesso attacca la Green con, scusate, la Gordon Olginate con Sec che scarta un cioccolatino per il numero 10 Rota, 2 facili più 4 Olginate, 18-22, 6-47 alla fine del primo tempo. Loro in attacco giocano molto meglio perché comunque fanno muovere la palla, si cercano e si trovano. Noi invece non riusciamo completamente a far muovere questo pallone, sembra che ognuno giochi per i fatti propri e quindi non c'è un'azione corale, non c'è un'azione costruita e quindi non si creano anche buoni tiri. Loro in qualche modo la palla la fanno muovere, allargano la nostra difesa mentre la loro difesa è molto più chiusa e questo è un problema. Doppio cambio per coach Marco Verderosa, fuori Giuseppe Lombardo e Daro Gullo, dentro Michele Venturelli. Alessandro Cecchetti intanto da 3 punti, Marino sbaglia, rimbalzo catturato da Andrea Lombardo soltanto per un istante, poi la palla gli sfugge di mano, l'ultima a toccare per fortuna ovviamente del Green Basket un giocatore di Olginate, Bassani, quindi si riprenderà con una semplice rimessa da fondo campo. Adesso Marco ha messo la zona in difesa forse perché ha visto che lo show viene sempre punito col passaggio dentro e loro hanno fatto anche un buon adeguamento facendo uscire fuori Sec per far entrare poi l'altra ala all'altra parte. E quindi chiaramente Marco cerca di tamponare questa situazione passando a zone. Ma il problema, secondo me, ripeto, non è la difesa, ma è l'attacco, dove dobbiamo riuscire a scardinare la loro difesa, che è molto chiusa. Loro teoricamente ci lasciano anche il tiro da fuori, soltanto che noi non lo stiamo prendendo. Montanari cede la sfera a Raffaele Strozz che ribatte il lato e blocca per Venturelli, si arresta, si alza poi Andrea Lombardo, il blocco di Strozz può andare fino in fondo, arriva la stoppata di Sec, altro tentativo per Raffaele Strozz, 2 punti buoni a referto per Raffaele Strozz, considerato irregolare il movimento di stoppata di Fedi Lussec, probabilmente un'interferenza a canestro. Ha toccato il tabellone, sì, tentando di stoppare ha toccato il tabellone.
Quindi canestro buono, green 20, Olginate 22, 6 minuti esatti all'intervallo, attacca Marino, ribatte il lato per Rota che poi attacca sul fondo, appoggia a Rota, ne mette due a Refert nonostante il tentativo di stoppata di Stroz. Adesso Michele Venturelli attacca con la mancina, poi allarga per Stroz, blocco, finta di andare sul blocco, alla fine lo prende Montanari, consegna a Raffaele Stroz, che però ha una ricezione pessima, non riesce ad alzarsi ed appoggiare a canestro, poteva essere una conclusione facile. Allora, secondo me noi con questo quintetto abbiamo un problema, perché con due lunghi che stazionano tutti e due vicino alle tacche o comunque vicino all'area, non creiamo spazio per le penetrazioni e quindi ci troviamo sempre in difficoltà anche a dare la palla dentro, ma anche a attaccare il ferro, mentre invece in difesa loro attaccano molto bene la nostra zona. Qui Andrea Lombardo aveva provato a partire in contropiede, c'è stata però la rubata da parte di Colnago e due facili per la Gordon, che adesso stacca il green sul più 6 quando siamo a metà del secondo quarto, 5 minuti all'intervallo, partita tutta in salita, coach. Ah, questo è il primo allungo di una delle due squadre, ma ancora è presto per parlare di strappo che possa essere determinante. Il fatto è che continuiamo a perdere palloni in attacco e a fare acqua in difesa. Adesso Venturelli in questo ennesimo contropiede va a appoggiare con la mano destra, fa buona guardia a Sec, che scoraggia, ovviamente un appoggio facile per Michele Venturelli. Siamo già dall'altro lato del campo con Montanari, qualche problema di troppo in difesa, Rota tutto solo, non ci si è adeguati su questa transizione difensiva e Olginate che va a segnare il più 9, 2-0, 2-9, 4-32 alla fine del secondo quarto, ma qualche amnesia di troppo sia in difesa ma anche in attacco, palloni gestiti molto male. Tra l'altro questo quintetto con due lunghi forti, due lunghi proprio, due numeri 5 fondamentalmente, ci dà problemi anche con la zona, perché Cecchetti deve fare il basso esterno e si vede che non è il suo ruolo, non è abituato a farlo. Adesso vero è che Venturelli è rimasto indietro perché era caduto nell'altra metà del campo, però lui non si è accorto e non si è accoppiato subito, ha lasciato un tiro facile da tre alla squadra avversaria e loro l'hanno messo. Adesso siamo a meno 9, giustissimo il time out chiamato da Marco, deve subito parlare e ragionare su questo aspetto. Time out ovviamente obbligato per coach Marco Verderosa, che ha provato giustamente con un time out a interrompere l'inerzia tutta a favore di Olginate, troppi errori per il green, speriamo ovviamente che la striata vada a fornire gli effetti desiderati di una ripresa del green in questa seconda metà di secondo quarto. Esce dei blocchi da Rogullo che riceve in posizione di punta, altro blocco con Cecchetti che rolla dentro, fa buona guardia però Olginate, ancora Cecchetti servito in avvicinamento a canestro marcato da Sec, che uso del perno di Cecchetti che però non riesce ad appoggiare con la mancina, l'abbiamo dato un'altra volta al bar, questi uno contro uno possono essere un aspetto da cavalcare probabilmente nel corso della partita. Attacca ancora una volta Olginate con Sec, che non sa di cosa farsene del pallone così lontano dal canestro, poi l'arresto e tiro di Cardellini all'altezza del gomito, lui sì che sa cosa farsene col pallone in quella posizione del campo e realizza per il 20-31 più 11. Non mancano 3 minuti e 40 secondi al termine del secondo quarto, ancora Gullo e c'è Andrea Lombardo, attacca con la mancina, prova ad andare fino in fondo, lo scarico per Daro Gullo, fa saltare numero 11 col Nago, poi tira ma sbaglia Bassani, lotta al rimbalzo, l'ultimo a toccare, o meglio i due trascinano il pallone praticamente oltre la linea di fondo campo, però il primo a mettere il piede sulla linea o fuori dal campo è proprio Bassani, quindi è rimessa dal fondo per il green. Comunque la differenza sta anche in queste cose, cioè loro dal gomito la mettono, noi no, e quindi chiaramente questo dà fiducia a loro e invece a noi ci butta giù. Questo è un problema che non si può risolvere, perché se non la metti basta. Poi il tiro di Daro era un ottimo tiro, preso bene, che ci stava, però non l'ha messo. Intanto Cecchetti rompe il digiuno del green segnando due punti che valgono il meno 9, 2-2,
3-1 in favore della Gordon. Qui prova a alzare i giri in difesa Andrea Lombardo, una cosa che prova a far spesso per mettersi in ritmo. Spesso purtroppo arrivano delle sanzioni arbitrali, fallo del numero 41 che non viene premiato per la sua aggressività sul pallone. Quindi rimessa laterale per la Gordon, 3 minuti e 10 secondi al termine del secondo quarto. Attacca Cardellini, palla per Dessì, nuovamente in campo il numero 20 della Gordon. Adesso Cardellini prova ad andare fino in fondo, recupera il pallone del Ghen che può ripartire con Venturelli. È un 3 contro 2, si arresta da Rogullo, a spazio può sparare, preferisce attaccare il ferro, si arresta e tira dalla media e realizza da Rogullo, 24-31. Time out per coach Galli. Finalmente una buona transizione e due punti facili relativamente, perché non è mai facile mettere un canestro del genere, però Daro ci ha provato in più di un'occasione e finalmente ora è entrata. Grande fatica comunque in attacco, e infatti essere a 24 punti dopo che praticamente 17 minuti di partita sono un po' pochi. Di contro loro corrono, vanno in transizione, coprono anche la nostra transizione abbastanza bene, si accoppiano subito in difesa, tendenzialmente sembrano messi meglio dal punto di vista fisico e psichico anche. Intanto vedo degli sguardi un po' poco entusiasti, poco vincenti. Secondi di primo tempo, del Siper Olginate prova ad attaccare con la mano destra, adesso si berna, viene cercato e trovato sotto canestro Bassani, marcato da Andrea Lombardo. Gancio, o meglio semigancio, il numero 12. Ottima difesa per Andrea Lombardo. Buona difesa di Andrea, anche buona difesa di Biondo su Todeschini, che è rientrato e subito per De Rosa ha rimesso dentro Biondo per grande lavoro per Andrea Lombardo in questo caso, che si mette in ritmo difesa da una metà campo, fa bene in attacco dall'altro lato e riaccorcia nuovamente le distanze per il Green. 26-31, nuovamente in campo Giorgio Biondo in marcatura su Cardellini. Qui Bassani prova a sporcare a Giorgio Biondo, aveva entrambe le mani sul pallone, fischiato fallo al numero 10. Qui il pubblico protesta, ma anche io ho i miei dubbi su questo fallo, perché sembrava proprio che avesse messo le mani sul pallone. Per carità, metro arbitrale è questo oggi, ed è comunque uguale a tutte e due le parti, non mi sembra che ci siano degli squilibri da questo punto di vista. Noi siamo costretti a essere un po' più aggressivi in difesa perché dobbiamo rimontare e perché abbiamo questa ansia di portare a casa questa partita, però ci sta, niente di scandaloso. Bassani dalla lunetta realizza il primo, realizza anche il secondo, fa 26-33. C'è un cambio per il Green, dentro Giuseppe Lombardo, fuori Alessandro Cecchetti. Sostituzione, mi fai notare giustamente, si abbassa ancora una volta il quintetto del Green, che in questo momento sta giocando con Andrea Lombardo da 4 e Giuseppe Lombardo da 5. Quintetto ovviamente parametrato a quello di Olginate, che sta giocando con Bassani da 5, quindi pallacanestro che ci aspettiamo in questi ultimi due minuti. Si giocherà molto sul fronte esterni. Prova proprio il Green Basket a colpire dai 6.75 con Andrea Lombardo, ma non va. 26-33. Attacca ancora Olginate con Cardellini. Pallone per il numero 7 Todeschini, poi Bassani sotto canestro, lascia scivolare il pallone su una gamba, la palla esce fuori. Pallone recuperato dal Green Basket, ultimi 90 secondi, ripetiamo ancora una volta il punteggio, 26 Green Basket, 33 NPO. Ma ho visto le ultime due azioni d'attacco finalmente un po' più ordinate, forse questo quintetto senza lunghi, ecco, ho parlato troppo presto forse, perché Daro ha rovinato tutto con questa penetrazione e scarico veramente un po' rivedibile. Comunque mi sembra che adesso siamo messi un po' meglio in campo.
Ancora la Gordon, 1 minuto e 10, va con Siberna, poi Todeschini si arresta all'altezza del gomito, due sullo stesso giocatore, quindi è solo il numero 5 Siberna. Alla fine sbaglia, rimbalzo catturato da Andrea Lombardo. Pallone dietro la schiena, a bruciare sul posto Cardellini, poi ci prova da tre punti! Giorgio Biondo, la bomba del numero 10, 29-33, 45 secondi al termine. Ancora una volta la Gordon, esce Todeschini, buona difesa di Darogullo, poi l'arbitro ci ripensa, per un momento l'aveva considerata positiva, poi è uscito il fischio, è partito il fischio, fallo sanzionato al numero 2. 5 falli di squadra adesso per il Green Basket. È da un pezzo che siamo in bonus noi, a loro hanno solo un fallo invece, ma con questo non voglio dire che stanno andando al nostro sfondo, assolutamente. Noi stiamo mettendo più pressione in difesa e quindi il fallo, qualche fallo in più ci sta. Grande Giorgio Biondo, quel tiro da tre inorgoglisce chi lo ha allenato. Belle parole, coach. 39 secondi, 29-35. Andrea Lombardo, qualche problema ovviamente in rimessa, si va a lungo da Giuseppe, riceve poi Andrea, porta lui avanti il pallone, alla fine la cede a Darogullo, ultimi 32 secondi, il blocco di Giuseppe Lombardo che ha spazio, può sparare, poi arriva Bassani, ancora Darogullo, gioco a due, poi attacca con la mancina, va fino in fondo, non riesce a trovare il canestro, ci saranno due tiri liberi, ma gran gioco a due tra Gullo e Lombardo, probabilmente come dici bene tu c'era lo scarico sul fondo, ma non se l'è sentita, ormai giustamente voleva continuare e portare fino in fondo questo bel 2. Sì, no, vabbè, ci stavo, però c'era uno scarico proprio facile. Comunque finalmente vedo un gioco corale, anche se le spaziature in questo caso non erano perfette, però stanno cercando di fare muovere questa difesa, allargare gli spazi per le penetrazioni, è quello che devono fare. Così, se si gioca così si vince. Mi sbilancio. Giuseppe Lombardo ha realizzato il primo tiro libero, ne ha a disposizione un altro. Va a realizzare anche questo il capitano per il 31-35. 18 secondi, scusate, al termine di questo secondo quarto, la difesa di Giorgio Biondo su Cardellini. Cardellini manda via De Sì, chiama Bassani, vuole giocare fino in fondo. Giorgio Biondo chiede di chiamare il blocco. Ancora Cardellini, poi De Sì, ruotando. Ci prova a tre punti, riesce a toccare il ferro, Giuseppe Lombardo tiene il pallone in campo, tuffo di Giuseppe Lombardo, tuffo poi di Montanari, la palla resta in campo, il cronometro scorre, finisce il secondo quarto col punteggio di 31-35 più 4 originate sul green a fine primo tempo. Finalmente nel finale stiamo assistendo a una partita molto interessante, ha registrato la difesa Marco e soprattutto ha messo mette un po' di chiarezza nell'attacco su come devono lavorare per allargare la difesa e riuscire ad attaccare il ferro con più precisione.
Rientrati per il secondo tempo tra NPO Olcinate e Gordon Green Basket Palermo, gara 2 dei playout di Serie B Old Wild West 2017-2018, girone B. Andiamo brevemente a leggere quelli che sono i tabellini al termine del primo tempo per il Green Basket. 8 punti per Andrea Lombardo e per Cecchetti, 5 per Giuseppe Lombardo, 3 per Biondo, 2 per Gullo, 1 per Montanari, 2 per Raffaele Strozzi e 2 per Michele Venturelli. Dall'altro lato, per quanto riguarda la Gordon, 7 punti sia per Cardellini che per Rota, il numero 10, 6 per Colnago, così come 6 per Bassani, 4 per Siberna, 3 per Sec e 2 per Todeschini. Coach, partita molto equilibrata, il Green è andato sotto anche di 11-12 lunghezze, poi è riuscito nel finale di primo tempo a rispondere alle offensive di Olcinate, sono bastate un paio di azioni ben condotte ed è arrivato il meno 4 da cui si riparte adesso, 3-1-3-5. Il primo strappo l'ha dato Olcinate, che si è portato avanti di 12, poi ridotto a 4 nel finale con una buona reazione da parte del Green. Mi stanno piacendo molto sia Andrea che Giorgio, Andrea Lombardo che Giorgio Biondo, che stanno lavorando bene. Sugli altri, un punto ancora di domanda, perché dagli esterni arrivano pochi punti, quindi vediamo adesso come si mette. L'importante è fare lavorare la loro difesa, farli stancare, farli aprire. Michele Venturelli, 2 punti nel primo tempo per il numero 55, che ne aveva messi 20 nel gara 1. Intanto arriva la bomba di Giuseppe Lombardo, che riparte il Green a meno 1, 3-4-3-5, 9 e 35 da giocare. Attacca adesso il Olcinate con Cardellini, con Alberto Deschini, poi ancora Cardellini dietro la schiena, prova a far lavorare Raffaele Strozzi, che è bravissimo a tenere uno contro uno e a sporcare con una stoppata questo pallone. Bene, ha tenuto molto bene il mismatch e è anche andato a sporcare il tiro di Cardellini, e dietro Montanari teneva il loro lungo. Adesso Venturelli si mette, speriamo, in partita, perché ci servono le sue penetrazioni, i suoi scali. Andrea Lombardo per Strozzi, c'è il taglio di Montanari che la ridà nuovamente a Strozzi, tiro in allontanamento con l'aiuto del ferro, ne mette altri 2, parziale di 5-0, subito bruciante dopo un minuto di gioco per il Green. Controsorpasso effettuato, 3-6-3-5, adesso attacca la Gordon. Ottima ripartenza del Green, che ha già subito messo la testa avanti, e quindi adesso è tutta un'altra partita. Todeschini prova ad andare fino in fondo, si chiude però la difesa del Green, è costretta allo scarico Olcinate, è costretta per modo di dire, perché arriva la migliore delle ricompense, la bomba di Siberna, che fa 36-38, nuovo vantaggio per Olcinate quando è passato un minuto e 30 secondi di gioco in questo terzo quarto. Andrea Lombardo che attacca con le pick and roll e poi l'arresto, riceve Raffaele Strozzi, il consegnato ancora una volta per Andrea Lombardo, che ha spazio per Michele Venturelli che sbaglia, altro rimbalzo, ancora Andrea Lombardo che si arresta dall'angolo da 3 punti e lo manda dentro, fa tutto da solo, si mette in proprio, nuovo sorpasso per il Green, 3-9-3-8. Grande coraggio di Andrea, che prima aveva rinunciato a un tiro da sotto facile e invece poi ha messo dentro questa tripla fantastica. Cambio per coach Galli, fuori Dessì, dentro nuovamente Sec, che ha dato qualche problema nel corso del primo tempo, spesso libero in virtù ovviamente della difesa molto aggressiva, molto alta di Palermo. Abbiamo la Gordon che adesso attacca, e come si comporterà ovviamente con due lunghi di ruolo come Bassani e Sec. Attacca Cardellini, si va da Todeschini, Bassani vuole prendere palla dentro, non ci riesce, Sec poi si berna da 3 punti, può sparare, sbaglia, altro rimbalzo per Andrea Lombardo, più uno Green, 3-9-3-8. Montanari predica calma, blocco di Giuseppe Lombardo che poi si apre e ribalta per Venturelli, va a bloccare proprio Giuseppe Lombardo, rolla dentro, si apre poi pick and pop, ancora Giuseppe Lombardo, vuole giocare su uno contro uno, la fucilata per il fratello Andrea che raccoglie, spara da 3 punti, seconda bomba consecutiva per Andrea Lombardo. Se Andrea si mette in partita non ce n'è per nessuno, Andrea è un giocatore sicuramente di categoria e quest'anno ha fatto tanta fatica
anche mentalmente spesso era di fuori della partita, spesso ha avuto problemi di falli, invece oggi mi sembra che ha il carattere giusto per portare avanti la squadra. Qui Colnago porta a casa un fallo fischiato al numero 55, Michele Venturelli, terzo fallo personale per la guardia del Green, cambio per Coach Galli, fuori Cardellini col numero 31, dentro col numero 13 Marino, rimessa dal fondo per la Gordo. Bruttissima notizia questa per Marco Verderosa, il terzo fallo di Michele Venturelli è sicuramente un problema. Altro fischio e penalizza il Green, sembrava essere uscito con tutto il pallone Bassani, invece è stato fischiato un tocco, è stato visto un tocco da parte di un giocatore del Green Basket prima che la palla uscisse fuori. La rimessa dal fondo ancora per la Gordon, prova ad avvicinarsi a canestro sec, sorvegliato speciale da Giuseppe Lombardo, adesso riceve Todeschini, marcato da Venturelli che dovrà stare attento ad evitare il suo quarto fallo, poi Bassani, ancora Todeschini, si arresta, tira da due punti, sbaglia, no, va dentro con l'aiuto del ferro, qui un po' di fortuna che aiuta il Ginate. I dei del basket lo hanno premiato, è molto evidente che loro stanno cercando di attaccare Venturelli. Due punti buoni, validi per Montanari, la palla stava tra l'altro per uscire, sec, la rimossa quando ancora la palla girava intorno all'anello, interferenza a canestro, due punti a referto per il Green e per Montanari, Green che adesso va sul più 4, 44-40, 6 minuti e 33 secondi al termine del terzo quarto. Credo che adesso ci andremo punto a punto per tutta la partita, perché molto si giocherà sulle difese più o meno aggressive, sulla possibilità di togliere i tiri da tre punti a loro e anche a noi, perché se anche noi ci mettiamo in partita con i tiratori da fuori, per loro è un problema. Bassani tiene in scia Olginate, 4-4-4-2, 6 minuti esatti adesso al termine del terzo quarto. Qui Venturelli con un'esecuzione in reverse, la palla questa volta non entra, fortunato da una parte un giocatore di Olginate, sfortunatissimo qui Michele Venturelli, e questi sono anche aspetti che contano nella partita giocata sul filo dell'equilibrio. Qui Bassani ne mette altri due, parziale personale di 4-0, la Gordon ritorna a contatto col Green, 44 pari e 5-35 alla fine del terzo quarto. Sì, beh, questi sono stati episodi, sfortunati noi, fortunati loro, però stiamo giocando abbastanza bene. Anche questo tiro di Giuseppe Lombardo era un tiro aperto che andava preso, assolutamente non è stato un tiro forzato. Marino con il palleggio insistito, arriva il blocco di sec, può sparare da tre punti, Marino è una sentenza appena gli si lascia. Marino non si deve lasciare assolutamente, del resto è stato messo in campo proprio per questo, per cominciare a martellare da fuori. Grande reazione d'orgoglio di Olginate che in trasferta, dopo aver subito un parziale importante in apertura di terzo quarto, è ritornata subito a contatto senza neanche pensarci, adesso è sul più 3, 4-4-4-7, tutto a rifare per il Green. Intanto c'è un fallo proprio sanzionato a un giocatore della Gordon, ci sarà rimessa laterale per Montanari, riceve Venturelli, arriva il blocco di Strozz, Giuseppe Lombardo, ancora Venturelli, si arresta dalla media, Venturelli sbaglia, tape out di Giuseppe Lombardo, poi la palla arriva a Montanari dall'angolo, Luca Montanari, 4-7-4-7, ancora pari al Palamanga. Sì, è importantissimo che gli esterni diano una mano e portino dei punti, perché solo così possiamo mantenere la partita in equilibrio. Marino marcato da Strozz, può sparare da tre punti con spazio, la manda dentro, è così difficile, coach? No, le mette tutte, non bisogna assolutamente dargli questo tiro da tre aperto, perché sono tutti tiri aperti, piuttosto cercare di non cambiare, tenere e riuscire a ostacolarlo e non dargli tiri facili. Fallo di Bassani sul tentativo di penetrazione di Giuseppe Lombardo, due falli di squadra a testa per Green e Olginate, rimessa laterale quindi per la formazione palermitana, sotto di tre lunghezze, ci riprova da tre punti Giuseppe Lombardo, questa volta la mira non va, resta sotto di tre, qui palla lunga a cercare Siberna, palla persa però da Olginate, doppio cambio in vista per coach Marco Verderosa, fuori Raffaele Strozz e Giuseppe
Giuseppe Lombardo, dentro Alessandro Cecchetti e Giordano Giacchera. Cambio sotto le planche, due lunghi nuovi da far giocare. Cambio abbastanza strano, perché in un momento in cui bisogna difendere sull'esterno, Marco alza il quintetto. Avrà sicuramente visto qualcosa, ha detto qualcosa per... Adesso vediamo qual è il motivo per cui ha fatto questo cambio. Qui Montanari esce un po' troppo molle dal blocco. Gliela soffia Marino, che dopo aver punito il green le 6.75 adesso ruba una palla sanguinosissima. Montanari nel tentativo di recuperare terreno va a commettere un fallo da dietro, probabilmente un fallo antisportivo. Non sappiamo se ci stesse o meno a termini di regolamento, se c'è il contatto, siamo molto lontani, però se c'è un fallo a termini di regolamento va fischiato l'antisportivo in quella circostanza lì. Sì, anche se a mio avviso Montanari ha cercato la palla, che non ha sì, adesso il regolamento è cambiato, quindi ci può stare questa sanzione, un po' fiscale forse, però a termini di regolamento ci può stare. Adesso siamo 4 sotto e palla loro. 4 sotto e palla Olginate, cambio per coach Marco Verderosa che vuole ragionare e manda in campo anche Darogullo al posto di Andrea Lombardo, due playmaker contemporaneamente in campo per il green. Darogullo qui in marcatura su Marino. Sec, il consegnato ancora una volta per Marino, doppio blocco per premiare l'uscita di Siberna. Altri blocchi, questa volta sale col nago. Piccarol con Bassani, ancora col nago, prova ad andare dentro. Marino ha spazio, attacca poi con la mancina, si arresta all'altezza del gomito. Darogullo fa buona guardia. L'ultima a toccare però un giocatore del green in questa circostanza a rimbalzo. Quindi ci saranno altri 14 secondi, se vedo bene, 14 secondi da giocare. 3 minuti e 23 secondi alla fine del quarto. Green 4-7 Olginate 5-1. Riceve ancora una volta Marino, cercatissimo dai suoi compagni, adesso col nago mette i piedi per terra, sbaglia, è un airball. Bassani però si va a trovare pronto a rimbalzo, passa tra le braccia di Shakir e in reverse porta Olginate sul più 6, 4-7-5-3. Montanari adesso per Venturelli, lo scarico per Gullo che da 3 punti sbaglia, gioco fermo però a causa di un fallo fischiato al numero 5 Siberna. 3 falli di squadra a testa, cambio chiamato da coach Marco Verderosa, fuori Giordano Cecchir, dentro Raffaele Stross, probabilmente un cambio pensato nel tentativo di dare un po' di riposo. Solitamente giocano tre lunghi, diciamo, Giuseppe Lombardo, Stroz e Cecchetti. Voleva dare un po' di ossigeno, ha inserito anche il quarto Giordano. Ah, più che altro ha visto che Shaquille non era in condizione di tenere in difesa subito nelle due azioni precedenti. Nella prima non è riuscito a tenere con Nago che ha fatto una penetrazione facile, nella seconda da sotto si è fatto facilmente la Siberna, quindi forse ha preferito ritirarlo fuori. Chiaramente anche l'età fa molto in una partita come questa. Michele Venturelli si arresta da 3 punti senza equilibrio, la mette, probabilmente il tiro più difficile, lo manda a bersaglio e fa 50-53. 2 minuti e 38 secondi da giocare, adesso palla ad Olginate col nago. Si va da Sec, ancora col nago. Marino vuole giocarsi da solo contro uno marcato da Stroz, accetta tutti i cambi qui il green. Marino sbaglia, l'ultimo a toccare poi a rimbalzo e Siberna. Green è molto sfacciato in difesa, cambia, si ritrova spesso, si è rinnovato spesso questo duello tra Marino e Stroz nel vortice di cambi difensivi. Se c'è il cambio su pick and roll ed è un cambio sistematico che Marco ha dichiarato fin dalla prima azione della partita, è chiaro che ci si trova sempre il piccolo contro il lungo, cioè, ovvero il lungo che difende sul piccolo con i rischi del caso, perché Siberna, Montanari magari riesce a tenerlo, però che Stroz riesca a tenere il playmaker la vedo più dura. Venturelli esce Stroz, c'è il pick and roll, ancora Venturelli che accelera, si va da Montanari, Darogullo, il blocco di Cecchetti, si arresta, fa saltare un avversario, Montanari, ancora Venturelli creando separazione, mandando per aria, sbaglia, poi c'è il rimbalzo per un secondo di Raffaele Stroz, c'è un fallo, probabilmente sanzionato proprio al numero 13, una spinta a rimbalzo, quindi
palla riconquistata da Olginate, che adesso è avanti di 3 punti a 2 minuti dalla fine del terzo quarto. 4 falli di squadra per il Green, 3 per la NPO. È dura, è durissima, decisioni arbitrali opinabili, però esatto, cioè non vedo niente di scandaloso. Col Nago con un passaggio lungo la linea di fondo che però tocca la struttura, come era successo nel corso del secondo quarto a Darogullo, quindi palla recuperata dal Green Basket. Quando mancano 105 secondi al termine del terzo quarto, 5-0-5-3 in favore della Gordon. Raffaele Struz è molto lontano da canestro, aspetta l'uscita di qualcuno, Montanari e poi Gullo, marcato da Colnago, riceve sotto canestro Cecchetti, va da Struz il pick and roll con Montanari che si arresta e la manda a bersaglio. Green che si riporta sul meno 1, 5-2-5-3. 1 minuto e 15 secondi al termine del terzo periodo. Colnago qui va da Sec, alza la parabola per evitare la stoppata di Struz. Due punti facili facili, Olginate risponde praticamente sempre colpo su colpo. È difficile riuscire ad iniziare e a portare alla fine un break. Vabbè, la partita va avanti punto a punto, non ci sono dubbi su questo. Bisogna fare attenzione alle piccole cose adesso, cioè concentrazione sui cambi difensivi, non lasciare spazio ai loro tiratori, non perdere palloni, che è un'altra cosa fondamentale, e qualora si riesce anche a riuscire a fare qualche transizione. Montanari, palla consegnata a Venturelli, 53 secondi alla fine del quarto. Montanari da tre punti, ancora Luca Montanari, il numero 32, brucia la retina dall'angolo e fa 55 pari. Adesso palla ad Olginate che va con Marinò, il blocco di Sec, si fa sentire il palamangano, altra virata di Marinò dentro da Sec, la difesa di Darogullo è pulita, può ripartire il Green, 5-5 5-5-5-5, 55 pari, ultimi 21 secondi da giocare, 13 alla fine del possesso offensivo del Green. Vuole andare fino in fondo a formazione di coach Marco Verderosa con Venturelli che gira l'aiuto di Bassani, poi Venturelli, Cecchetti dalla media, alza la parabola, sorpasso del Green, 5-7, 5-5, Colnago spara da tre punti allo scadere, sbaglia la collezione al rimbalzo, non va, termina il terzo quarto, Green avanti due lunghezze, 5-7, 5-5. Finalmente un terzo quarto che ci trova avanti, abbiamo recuperato lo svantaggio di 4 punti, ne abbiamo messo 3 avanti, quindi il parziale è finito più 7 per il Green Basket, cosa che durante l'anno non difficilmente succedeva. Il terzo quarto è sempre stato il nostro problema, il rientro ai spogliatoi è sempre stato molto faticoso, a volte anche imbarazzante, invece oggi è andata molto molto bene, più 7 in questo parziale, adesso abbiamo più 6 in questo parziale, adesso siamo 57-55, quindi 2 punti avanti. Trovo una grande intensità in difesa, e ovviamente c'è qualche sbavatura, ovviamente c'è qualche lacuna, però la scelta di Marco Verderosa e di Giacomo Genovese di far cambiare i ragazzi su tutti i blocchi e su tutti i pick and roll è probabilmente la scelta giusta. Loro non hanno dei lunghi di grande spessore e quindi anche quando la palla va dentro in qualche modo si riesce a contenere. In attacco finalmente si stanno muovendo gli esterni, abbiamo visto un'ottima prestazione di Andrea Lombardo, abbiamo visto finalmente anche Michele Venturelli cominciare a mettere dalla fuori e soprattutto Montanari che ha messo dentro due canestri veramente importanti, perché ha risposto a due canestri da tre da parte di Olginate. Adesso non ci resta che vivere questi ultimi 10 minuti e portare a casa questa vittoria.
prende il quarto ed ultimo quarto di gara 2 tra Green Basket Palermo e Gordon Olginate. Palla proprio ad Olginate, Green che conduce 5-7, 5-5. Siberna fino in fondo, lo scarico, buona difesa del Green, recupera palla con Cecchetti, si va da Montanari. La Montanari, il passaggio dietro la schiena per Darogullo che subisce fallo, canestro non buono, è arrivato prima il fallo di Montanari, scusate, di Marino proprio sul playmaker ex Patti. Ottima difesa corale soprattutto poco fa, dove addirittura tre giocatori sono andati a chiudere il giocatore avversario con la palla sotto canestro. Anche in attacco mi sembra che le cose si stiano muovendo. Montanari intanto, scusa, ti interrompo coach, ne mette due in accelerazione personale, fa più 4 per il Green, 5-9, 5-5. Sono passati 40 secondi in questo quarto e l'ultimo quarto, attacca rota, va fino in fondo, anche per lui appoggio facile facile, bruciando il diretto marcatore, 5-9, 5-7. È chiaro che loro attaccheranno Venturelli per due motivi, intanto perché è sicuramente il più stanco di tutti e poi perché ha tre falli, tendenzialmente quindi cercherà di difendere. Ancora due punti per il Green questa volta a segnarli, e Alessandro Cecchetti che quello si trova ad un metro da canestro, anche se marcato da un difensore nettamente più alto di lui, sa come far male. Qui l'uno contro uno di rota in marcatura su di lui, Michele Venturelli che fa buona guardia, può ripartire il Green, 6-1, 5-7, 8-30 da giocare, predica calma Darogullo, Strozz, Cecchetti commette fallo nel tentativo di prendere posizione sotto canestro. Onestamente non ho visto, coach, i due sbracciavano. Non ho visto, mi sono girato dopo il fischio in quella direzione, stavo ancora guardando Venturelli che mi ha subito smentito facendo un'ottima azione difensiva poco fa, e senza neanche avvicinarsi al giocatore con la palla, tutto di gambe, tutto di intensità, bravo lui. Marino per la Gordon, 8 minuti e 23 secondi da giocare in questo quarto ed ultimo quarto, ancora Marino creando separazione, ci prova da 3 punti, sbaglia il numero 13 di Olginate, palla consegnata a Montanari. Adesso Darogullo, ancora Lombardo, schierata a zona Olginate. Michele Venturelli da 3 punti dall'angolo sbaglia, prova poi a recuperare il pallone, il rimbalzo offensivo Andrea Lombardo, la palla però finisce fuori, l'ultima a toccare è proprio il numero 41, può ripartire Olginate, Green avanti di 4 lunghezze, ma ancora è lunga, 7 minuti e 45 secondi da giocare, Sec, poi Cardellini, esce dai blocchi Marino, sfrutta il pick and roll con Sec, cambia sui lunghi il Green, ancora Marino marcato da Cecchetti, la palla che viene sporcata proprio al numero 20, può ripartire in contropiede il Green con Andrea Lombardo, si arresta, trova Darogullo, Michele Venturelli attacca benissimo Siberna che è costretto a commettere un fallo proprio del numero 5, c'è un cambio chiamato da coach Galli, anzi un doppio cambio, però tutto fermo, c'è time out chiamato da coach Marco Verderosa che vorrà dire qualcosina probabilmente su come gestire questi prossimi possessi, probabilmente vuole parlare su come attaccare la loro zona, perché ho visto che loro si sono subito schierati con questa zona aggressiva sul centro molto chiusa sul centro dell'area, lasciando il tiro da fuori. Evidentemente sta lavorando proprio per riuscire a trovare degli spazi per attaccarla con, magari anche dando la palla dentro, ma questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda invece il resto della partita, continua il trend positivo che abbiamo visto già nel terzo quarto, per il Green Basket che continua a mettere una buona intensità, che continua anche a cercare di attaccare con la testa oltre che col cuore. Quindi bene, direi bene. Squadre nuovamente in campo, rientrate dal timeout, Green 6-1, Olginate 5-7, 7 minuti e 23 secondi da giocare.
palla ovviamente agli uomini in maglia bianca, in canotte bianca, quelli del Green Basket Palermo. Green che sta giocando tutto oggi al Palamangano dopo aver perso gara 1 contro proprio Olginate domenica scorsa. Ancora schierata a zona Olginate, Montanari riceve a spazio, poi Venturelli da 3 punti sbaglia, aveva comunque costruito un buon tiro il Green. Adesso Olginate che riparte con Cardellini, Todeschini, pallone per Siberna, lo scarico per Marino, mette i piedi a posto, prende la mira e fa male, fa male. 6-1 6-0. Questo è stato un errore difensivo, non c'è stata comunicazione, è rimasto da solo ed è una sentenza da quella posizione. Daroglu con ribaltamento per Michele Venturelli, bravo a tenere il contatto, poi Cecchetti all'altezza del tiro libero, praticamente un tiro libero, realizza, però vale doppio, 6-3, 6-0, più 3 per il Green. Sì, stiamo cercando di attaccare la zona con la penetrazione, però è una zona 3-2, quindi che lavora molto sugli esterni, magari lascia più spazio dentro. Todeschini, Marino, ancora Todeschini, marcato da Cecchetti, vuole andare fino in fondo, va ad appoggiare, realizza, qui Cecchetti si fa bruciare sul tempo, 6-3, 6-2, resta a contatto Olginate, non è piaciuta questa gestione del possesso difensivo a Cosmarco Verderosa che manda sul cubo dei cambi Giuseppe Lombardo, probabilmente entrerà al posto di Cecchetti. Adesso Venturelli taglia il campo, benissimo per Daroglu che attacca, si arresta, da 2 punti, primo ferro, poi la palla non riesce ad entrare. Io credo che uscirà un esterno per giocare con i due lunghi in modo da mettere in difficoltà la zona 3-2. Vedremo appena il gioco ovviamente si andrà ad interrompere. Qui Bassani riceve sotto canestro, sbaglia, lotta, rimbalza, alla fine la spunta Andrea Lombardo che può far ripartire il Green avanti di un solo punto a 5 minuti 27 secondi alla fine dell'ultimo quarto. Venturelli lo scarico per Cecchetti, non si capiscono i due, si butta per terra proprio Cecchetti, alla fine la recupera Olginate con Cardellini, prova a tenere botta il Green ma ci sono delle praterie sfruttate qui da Siberna, si va da Marino, piedi per terra, ha tanto spazio ma sbaglia, rimbalzo catturato da Andrea Lombardo. Andrea sta combattendo come un leone, sia in difesa che in attacco. Bella palla per Cecchetti dentro, bella bel movimento con quel piede a terra, riesce a girarsi bene e non ce n'è per nessuno. 6-5, 6-2, ancora più 3, poi un fallo fischiato a Daroglu in una situazione molto statica, però di fatto fallo che viene sanzionato, c'è un cambio. L'avrei chiamato anch'io questo cambio perché Mike ha bisogno di Michele, ha bisogno di un paio di minuti di riposo, praticamente è stato sempre in campo e ha bisogno sicuramente di rifiatare, di fare arrivare un po' di ossigeno al cervello, quindi cambio giustissimo e vediamo adesso come si sviluppa in attacco. Marino da Bassani, palla difficilissima, alla fine persa dalla Gordon, 6-5, 6-2 in favore del Green, più 3, 4 minuti e 30, Montanari col motorino, passaggio per Cecchetti, calza la parabola, fuori misura il tentativo del centro, ex Eurobasket Roma, può riattaccare Olginate con Siberna, si arresta, tiro facile che manda a bersaglio il numero 5. E ricuce sul meno 1, Green 65, Olginate 64. 4 minuti e 8 secondi da giocare, Montanari si va da Daroglu, la finta di tiro, poi dentro per Cecchetti, pallone fuori per Montanari, Giuseppe Lombardo, Andrea Lombardo prova il pick and roll, ribaltamento per Daroglu che attacca, c'è però il fallo per Siberna, mosso bene il pallone, il Green è arrivato in una situazione, una zona rossa in cui ancora non aveva tirato, mancavano 3 secondi, però Daroglu aveva un vantaggio, Siberna ha fatto fallo, commesso fallo, ci dà rimessa dal fondo e 14 secondi. Sì, Benedaro che ha visto che mancavano 3 secondi alla fine si è buttato dentro e si è preso il fallo. Però tornando al discorso di prima, secondo me Pone dovrebbe giocare più dentro l'aria in modo da mettere in difficoltà la difesa. Qui bella azione, forse un po' troppo lezioso l'attacco degli Agrini con Giuseppe Lombardo che aveva trovato dentro Cecchetti, poi passaggio per Andrea Lombardo, però Cecchetti stazionava lì da una vita in frazione di 3 secondi. E palla recuperata da Olginate, 6-5, 6-4, più 1 per il Green.
Oginate che attacca con Marinov e prova a prendere il tempo a Cecchetti, poi da tre punti Todeschini punisce Palermo, controsorpasso 6-5, 6-7, gara al Cardiopalma, ultimi tre giri d'orologio e qualche secondo per sapere ovviamente il verdetto su questa serie, potrebbe essere definitivo o meno. Cecchetti canestro realizzando fallo subito, Andrea Lunetta con un tiro libero aggiuntivo lì sotto. Cecchetti può far male, lo sta facendo, deve continuare così, soprattutto se Peppone si tira fuori il lungo e lo porta al limite dell'area. Cecchetti lì ha più spazio e comunque gioca con un piccolo che difende su di lui, quindi ha buon gioco. Un gioco alto-basso per attaccare la zona è un'ottima soluzione. Ci è andata anche bene che adesso c'è anche il tiro libero, speriamo di mettere la testa avanti. Cecchetti è cortissimo il primo tiro libero, quindi si resta sul 67 pari, poi c'è un fallo subito speso da Andrea Lombardo in una situazione di rimbalzo. Time out chiamato dalla panchina ospite, da coach Galli, ovviamente tempo di mettere a posto le idee, di recuperare qualche energia. Siamo al photo finish, coach, e il punteggio dice 67 pari, gara equilibratissima. Beh, c'era da aspettarsi che andasse punto a punto fino alla fine. Ci sono gli ultimi 3 minuti e 10 secondi che valgono una stagione per quanto ci riguarda. Penso che a questo punto valgono gli episodi, vale un attimo di lucidità in più. Noi siamo stanchissimi, anche loro lo saranno, hanno anche le fatiche della trasferta sulle gambe e sulla testa e nella testa, quindi c'è da vedere, c'è da capire chi ha ancora un po' di benzina in corpo, un po' di nervi saldi, di mente lucida, perché poi è questo che a questo punto farà la differenza. Avrei lasciato in panchina Montanari, che comunque è capace anche di difendere sul lungo, e in attacco mi sembrava anche avesse delle soluzioni alternative, cioè sia per colpire da fuori che con la penetrazione, però Marco ha scelto così, va bene. Sbaglia Siberna dall'angolo, palla recuperata dalle green, mancano 2 minuti e 47 secondi, attacca la formazione palermitana con Daro Gullo, si va da Michele Venturelli, ancora Gullo, Lombardo, Giuseppe, dal fratello Andrea, pick and roll, si arresta Andrea Lombardo, interrompe il palleggio, poi riceve Cecchetti, ribalta per Michele Venturelli che si arresta all'altezza del tiro libero, poi Daro Gullo da casa sua prova con un tentativo difficilissimo, Andrea Lombardo a spazio, può sparare, ci ripensa, va fino in fondo, alla fine arriva un intervento falloso di Siberna, Andrea Lunetta con due tiri liberi, il numero 41. C'è una situazione molto simile a quella vista probabilmente nel corso del terzo quarto, se non vado errato. Andrea Lombardo aveva raccolto tutto solo all'altezza dell'angolo, non se l'è sentita questa volta di tirare. Prima aveva tirato la 3 e l'aveva messa, stavolta ha preferito fintare e andare in penetrazione. È andata bene che ha messo comunque, si è messo nelle condizioni di andare in lunetta, perché comunque l'avevano anche chiuso abbastanza bene, c'erano oltre Siberna c'erano altri due giocatori in area, non sarebbe stato un tiro facile. Vediamo, due tiri liberi, adesso il pallone comincia a pensare tanto, coach. Andrea all'inizio ha fatto 0 su 2, adesso speriamo che ne metta almeno uno. Sicuramente i tiri liberi questa sera sono stati un fattore negativo per noi, veramente ne abbiamo sbagliati tanto. Mette il secondo Andrea Lombardo e riporta il gran avanti di un punto, 6-8, 6-7, 2-17 da giocare. Cardellini, il blocco di Bassani, blocco e riblocco, ancora Cardellini, si va da Siberna, marcata Giuseppe Lombardo, regge bene il numero 14, poi manda per aria il pallone di Siberna, c'è il contatto del capitano falloso, ci saranno due tiri liberi anche per Siberna, e a questo punto è un gioco a chi ha il sangue più freddo, ha fatto uno su due Lombardo
nella metà campo offensiva del Green. Adesso la situazione è speculare dall'altro lato, dalla lunetta si berra. Anche questo è un aspetto della lucidità di cui parlavo prima. Probabilmente Pettone aveva abbastanza il controllo su questa azione e poteva contenerlo senza quell'aggressività che poi ha determinato il fischio arbitrale. Però non è stato abbastanza lucido per restare, diciamo, nel suo cilindro e non eccellere. Si berna, fa esattamente come aveva fatto Andrea Lombardo dall'altro lato, fa 1 su 2, quindi nuova situazione di equilibrio, 6-8, 6-8. Quello che adesso Marco Verderosa sta facendo è abbassa il quintetto, anche perché si adegua al loro quintetto che in pratica è senza un lungo di ruolo, quindi forse così gli accoppiamenti difensivi sono più facili. Montanari si arresta all'altezza del gomito, scarica fuori per Davogullo, riceve Cecchetti che viene cavalcato tantissimo in questi ultimi minuti, tiro difficile di Cecchetti, lo manda a bersaglio per il più 2 del Green, 7-0, 6-8, 1 minuto e 40 da giocare al termine di questo quarto ed ultimo periodo di gara 2. Adesso palla ad Olginate con Cardellini, Bassani, blocco, Cardellini ci prova da 3 punti e viene premiato con un fallo, un contatto di Cecchetti. Ci saranno 3 tiri liberi, coach. Non lo so questo fischio, non lo so. Non lo so, neanche io mi sento di giudicarlo, però siamo sempre là. Il Paramango lo sta giudicando. Il Paramango fa quello che deve fare, però io dico, perché questo eccesso, questo slancio quando il giocatore era già tirato? Non c'era motivo di andare a buttarsi così. Poi l'abbia toccato o non l'abbia toccato, lui si è lasciato andare, si può stare. Ma eccessivamente visibile questo fallo, ecco. Cardellini sbaglia, 2 tiri liberi, ne avrà a disposizione un altro. Bene che vada. Ovviamente però il Ginate potrà portare la Gordon sul meno 1. Sbaglia anche questo, 0-3, si resta sul 70-68. Incredibile, evidentemente la tensione e il braccino corto c'è anche per loro, anche se teoricamente loro alla fine non hanno niente da perdere, nel senso che comunque possono tranquillamente uscire sconfitti da qua e continuare a sperare di giocarsela a casa. Ultimo giro dell'orologio, Green 70, Olginate 68, 57 secondi, attacca la Gordon con Bassani, palla per Marinò, il blocco, ancora Marinò, vuole andare fino in fondo, alza la parabola, sbaglia, lotta rimbalzo, la prende Marinò, la palla sta per uscire, non esce, Cardellini attacca con la mano destra, lo scarico per Toleschini, infuriata, indemoniata la difesa del Green, va fino in fondo e subisce fallo il numero 7 Toleschini. 2 tiri liberi, difesa veramente furibonda del Green, ma corretta, fischio che penalizza il Green, altri 2 tiri liberi per Olginate, questa volta si cambia il tiratore, va dalla lunetta Toleschini, 39 secondi e 5 decimi, che partita coach! Questo è un fallo che ci sta, anzi loro hanno rinunciato a un paio di tiri da 3 proprio per tentare la penetrazione e quindi probabilmente cercando anche di andare in lunetta. Però la lunetta, il tiro della lunetta è una brutta russa, adesso vedremo se lui è più freddo del compagno. È freddo, Toleschini realizza il primo tiro libero, Green 70, Olginate 69. Buono anche il secondo, 2 su 2 per Toleschini, fa quello che qualche istante fa l'altro tiratore di Olginate non è riuscito a fare, adesso ha impattato il pari a nuova pallacanestro di Olginate, 7-0, 7-0, 39 secondi e 5 decimi, palla al Green che avrà a disposizione ovviamente questo possesso offensivo che rimetterà dalla zona d'attacco, perché
perché il time out chiamato negli ultimi due minuti ovviamente consente di partire dalla zona d'attacco dove adesso è stato poggiato il pallone. Palla a Venturelli tutta la vita. Mike ha portato la squadra fino a qua, è lui che deve prendersi sulle spalle la squadra, la responsabilità di tentare e di provare a vincere questa partita. Mancano praticamente 39 secondi, ci sono sicuramente due azioni. Quindi anche loro probabilmente chiameranno un time out se dovessero segnare. Quindi metteranno dall'attacco. Palla a Venturelli e poi sicuramente blocchi per farlo arrivare al tiro più facilmente possibile. 39 secondi e 5 decimi, Green 70, Olginate 70, si riduce tutto ad una manciata di secondi il Green per impattare il pari nella serie e portare tutto a gara 3, posticipare ovviamente il futuro a gara 3 domenica, eventuale gara 3 domenica ad Olginate. Olginate invece per chiudere la serie, vedremo quale delle due squadre avrà la meglio. Intanto palla al Green, 33 secondi, riceve Michele Venturelli, blocco di Cecchetti, attacca con la mano destra Venturelli, c'è la rubata di Siberra che adesso supera la metà campo, ovviamente vuole giocare con il cronometro, c'è una discrepanza di circa 2 secondi tra il tabellone dei 24 e il tabellone del palamangano. Cardellini vuole andare fino in fondo, 7-0, parità, vedremo quale sarà l'epilogo qui al palamangano. Ancora Cardellini, 4 secondi, 3 secondi, palla a Todeschini che attacca con la mancina, scadono i 24 secondi, scadono i 24 secondi. Abbiamo 7-0, possiamo rimettere dall'attacco. Allora, situazione di parità, 7-0, il match point ce l'ha in mano il Green che avrà a disposizione un possesso per provare a portare a casa questa partita, possesso ridottissimo, 2 secondi e 2 decimi, adesso tempo ovviamente di organizzare le idee per quanto riguarda il Ginate da un punto di vista difensivo, per quanto riguarda il Green da un punto di vista offensivo, disegnare una rimessa che possa ovviamente portare all'epilogo ovviamente sperato dalla formazione palermitana, quello di impattare il pari nella serie. Vedremo quali saranno ovviamente le scelte da un lato e dall'altro. Non poteva esserci finale più bello e più divertente da un certo punto di vista. Dall'altro la sofferenza è veramente parecchia. Le coronarie sono messe a rischio. Il bello di questo sport è proprio questo. La partita si può decidere in 2 secondi o 2 decimi. Adesso vediamo cosa succede. Male che vada si fa il circuito. Fiato sospeso, 7-0, 2 secondi e 2 decimi, altro time out, questa volta chiamato da coach Galli, probabilmente ha visto qualcosa nella disposizione offensiva del Green, ha voluto subito spendere un time out per aggiustare, per fare qualche aggiustamento difensivo, altri secondi per parlare, per pensare, quanto tempo per pensare a questa situazione, pensare che mancano soltanto 2 secondi e 2 decimi per decidere o meno ovviamente questa sfida. Sì, probabilmente dalla disposizione dei giocatori del Green ha intuito come avrebbero potuto provare a tirare nei 2 secondi rimasti e quindi adesso proverà a fare degli aggiustamenti difensivi. Per loro chiaramente è fondamentale non fare fallo, perché se dovessero fare fallo andremmo di meno. Potrebbe essere un suicidio, ma magari qualcuno. Tutto pronto, rimessa affidata a Montanari, 2 secondi e 2 decimi, 70 Green Basket, 70 Olginate, la rimessa di Montanari, a premiare l'uscita ovviamente di Michele Venturelli che spara da 3 punti da casa sua ma sbaglia, non c'è più tempo, finisce qui il quarto periodo, 7-0 e overtime. Comunque abbiamo preso un tiro, non un ottimo tiro, non un tiro pulito, ma comunque... Era un tiro che poteva starci.
adesso ci godremo questi 5 minuti tutti tirati al cardiopalmo. Ultimi 5 minuti da vivere, ultimi 5 minuti di Green Basket Palermo, nuova pallacanestro Gordon Olginate e overtime tra le due squadre, terminato il quarto periodo con il punteggio di 70 pari, altri 5 minuti per capire, per decidere quale delle due squadre sarà padrona della partita. Ah, io credo che padrona della partita non ce ne sarà, nel senso che sarà in bilico fino alla fine e combattuta fino alla fine. Vediamo chi ha la testa più fredda e porta a casa il risultato. Montanari mette il turbo, attacca ancora Darogullo, adesso Andrea Lombardo si arresta e tira da tre punti. Andrea Lombardo col 41, il punto esclamativo ad inizio di overtime, 7-3, 7-0. Adesso palla d'Olginate che attacca con Marinò, lo scarico per Todeschini, chiama il pick and roll con Bassani, arriva il blocco, ancora Todeschini si butta dentro, l'arresto, palla per Bassani, palla però recuperata dal Green, che adesso predica calma con Luca Montanari, testa, testa, è quello che ci vuole ovviamente. Adesso Andrea Lombardo, palla dentro per Cecchetti, vuole giocare questo uno contro uno facendo a sportellate con Bassani, lo scarico per Darogullo da tre punti! Darogullo! Che inizio di overtime qui al Palamangano, parziale di 6-0, due bombe, una di Andrea Lombardo e una di Darogullo, 7-6, 7-0 dopo 55 secondi. Che inizio del Green, assolutamente positivo, ma bellissima anche la difesa, perché poi quello che si vede chiaramente sono i due tiri da tre presi e messi, entrambi presi bene, in ritmo. Andrea si è spaziato da solo, si è procurato il suo spazio col palletto, mentre Daro ha tirato praticamente da solo dopo una bella azione che ha fatto muovere il pallone, ha fatto muovere la difesa e l'ha trovato solo, ma questo è stato anche il frutto di una grandissima difesa che ha contenuto molto bene Todeschini, ha fatto sì che perdesse il pallone, molto bene Montanari, freddo e lucido a tenere coesa la squadra, a fare muovere la palla e a trovare dei tiri puliti, bene, molto bene. Ultimi 4 giri d'orologio di questo tempo supplementare, 7-6, 6-0 il Green che conduce su Olginate, che adesso attacca con Marinò, lo scarico per Todeschini, si arresta da due punti, sbaglia, rimbalzo catturato da Cecchetti, c'è un fallo però sanzionato dal numero 32, dal numero 32 Luca Montanari, ovviamente entrambe le squadre sono in bonus, resta la stessa situazione di falli del quarto e ultimo quarto, o meglio del quarto quarto, ultimo no perché si sta giocando
l'overtime. Ci saranno due tiri liberi per Bassani e possibilità di ricucire sul meno 4. Ma non lo so, questo fischio chiaramente da qua è difficile giudicarlo. L'arbitro lì ha due metri, noi siamo qua all'ultima fila degli spalti. Dalla reazione di Montanari sembrerebbe un movimento di normale tagliatore, tuttavia l'arbitro ha fischiato, vabbè. Andiamoci a prendere questa partita. Bassani con l'aiuto del ferro e poi del primo e del secondo ferro riesce a trovare il fondo della retina. 7-6, 7-1 più 5 per il green. Un altro tiro libero a disposizione per Bassani, realizza anche questo, riporta Oginate sul meno 4. 7-6, 7-2, adesso Montanari. Ancora Montanari con la mancina da Rogulov, dentro per Cecchetti, marcato da Bassani, ancora Cecchetti, lo scarico per Montanari che attacca, resta il tiro da tre punti, sbaglia, bella esecuzione, ma non va. Può ripartire Oginate, 7-6, 7-2, ancora Todeschini, qualche problema in ricezione, riesce però a cavarsela, ancora Todeschini, c'è il cambio del green su tutti i blocchi, Todeschini marcato da Cecchetti, con la mano destra va fino in fondo, appoggia, realizza, Michele Venturelli commette fallo, dovrebbe essere lui l'autore del fallo, tanto canestro buono, fallo subito, ci sarà ovviamente un tiro libero aggiuntivo. Oginate che rientra sul meno 2, 7-6, 7-4, è il quarto di Venturelli, ci sarà un tiro libero per Todeschini, onore comunque a entrambe le squadre che veramente stanno rispondendo colpo su colpo, non si stanno risparmiando, d'altronde è giusto così. Sarebbe strano se questo lo facesse. Molta molta attenzione in campo, Todeschini sbaglia il libero che fino adesso non aveva sbagliato, vuol dire che c'è tanta tensione. Venturelli esce lui dai blocchi, il consegnato proprio per il numero 55 che adesso attacca con la mano destra, subisce fallo commesso al numero 7 Todeschini, ci saranno ovviamente due tiri liberi. Andrea Lunetta proprio la guardia del green, cambio intanto chiamato da coach Galli, fuori Marino, dentro Siberna. Michele Venturelli va ad asciugarsi le mani prima di andare a tirare questi due tiri liberi, vede che al momento si trova sul più 2, 7-6, 7-4 a 2:55 dalla fine. È uscito Marino che è un gran tiratore, ne è entrato un altro altrettanto bravo ma più capace forse in difesa. Michele adesso deve mettersi a fare quello che sa fare, cioè prendere la partita, farsi fare falli, andare in lunetta e mettere i tiri liberi. 2 su 2 per Venturelli che valgono il più 4, 7-8, 7-4, 2:52 da giocare. Adesso Todeschini. Possesso statico di Oginate, poi Todeschini affrutta il blocco di Bassani che riceve da tre punti. Si apre, può sparare, la manda a bersaglio Bassani che non ha seguito il taglio sul pick and roll, si è aperto, ha avuto una prateria, ha riportato Oginate sul meno 1. 7-8, 7-7, 2:30, siamo esattamente a metà di questo overtime. Montanari si va ancora una volta da Michele Venturelli, blocco con Cecchetti, può attaccare con la mano destra, poi l'arresto e tiro che si infrange sul primo ferro, rimbalzo di Bassani. 2 minuti e 15, attacca Oginate con Cardellini, si va da Siberna, adesso Todeschini per via perimetrale, Oginate con la mancina, Todeschini lo scarico fuori, capisce tutto Michele Venturelli che la tocca, però non riesce a restare in campo, si lamenta la panchina del green, è probabilmente una spinta su Venturelli, c'è stata però non so se... A me era sembrata che l'avesse fischiata inizialmente, invece poi se n'è pentito, non lo so, ha fischiato soltanto la deviazione laterale. Vabbè, Michele deve attaccare il ferro, non deve fermarsi e deve provare a farsi fare fallo. Dall'altra parte loro hanno la stessa personalità in Todeschini. Todeschini si sta prendendo in mano la squadra, la palla ce l'ha sempre lui. È lui che decide poi chi liberare al tiro, penetrazioni e scarichi, trovando sempre dei buoni scarichi su dei buoni tiri perimetrali. Cardellini
a gestire questo possesso con Olginate sotto di uno. Todeschini ha spazio a tre punti, può sparare. La manda a referto, 7-8-8-0, contro sorpasso Olginate, a 1 minuto e 48 dalla fine. Montanari per il green, ancora una volta Michele Venturelli che esce e qui con grandissima esperienza porta a casa il fallo. Andrà a tirare altri due tiri liberi, quarto fallo per Todeschini, altri due liberi per Venturelli. Palla che passa praticamente soltanto alle mani del numero 55 in questa finale di partita. Ormai è così e deve essere così. Fra l'altro sia Todeschini che Venturelli hanno quattro falli, proprio se la stanno giocando l'uno contro l'altro. Todeschini marca Venturelli, mentre Venturelli tendenzialmente tende a iniziare la difesa sopra un altro uomo, però poi con i cambi magari ci finisce anche lui. Venturelli realizza il primo, realizza anche il secondo, 8-0, scusate, 80 pari, 1 minuto e 40 secondi al termine di questa sfida entusiasmante tra Green Basket e Olginate. Attacca la MPO con Cardellini, adesso col Nago, il blocco di Bassani, ancora col Nago, Cardellini difende bene qui il Green, attenzione, Cardellini con Darogullo che esce fortissimo dopo essere passato in quarta, comunque dietro al blocco. Ci saranno altri due tiri liberi per Cardellini, praticamente partita che in questo momento sta andando avanti in forza di quel che succede a gioco fermo. Tanti liberi, tanti falli e giustamente tanta paura. È prevedibile, la tensione è tanta, gli arbitri stanno fischiando tutto, chi ha più nervi saldi e meno braccino corto vince. Cardellini, dopo aver sbagliato tre tiri liberi che sono costati cari, ne sbaglia un altro e poi realizza il secondo della gita di lunetta. 80-81, adesso più un Olginate, si va ancora una volta da Michele Venturelli che attacca con Nella Mancina, lo scarico per Andrea Lombardo dall'angolo, va fino in fondo Andrea Lombardo con l'aiuto della tabella, 8-2-8-1, più uno green. Ultimo giro d'orologio, manca un minuto e due secondi, green avanti di un punto. Cardellini da tre punti ci prova, sbaglia, rimbalzo di Cecchetti, pallone dato immediatamente a Michele Venturelli che adesso però lo consegna a Montanari quantomeno per organizzare le idee in vista dell'attacco, poi sarà a lui ovviamente a riprenderselo, è quello che succede. Ancora Venturelli che attacca con la mancina, prova ad andare fino in fondo, lo scarico, Venturelli non viene fischiato fallo, la palla che rimbalza, raddoppiato, poi Cardellini, non c'è fallo, c'è fallo che arriva dopo tanti secondi, non so quanti fossero ma sono sembrati tanti, fallo subito da Todeschini che avrà a disposizione due tiri liberi, 35 secondi al termine, opportunità per la Gordon di rimettere la freccia ed effettuare il sorpasso, 8-2-8-1, la palla pesa sempre di più. Il discorso è sempre lo stesso, noi siamo qua e gli abiti sono Todeschini sbaglia il primo, dai. Sbaglia Todeschini il primo tiro libero, ne avrà a disposizione un altro. Realizza il secondo, quindi 82 pari, Andrea Lombardo, Cecchetti, ancora Andrea Lombardo, si va da Darogullo. Si riduce tutto nuovamente ad una manciata di secondi, 25 per l'esattezza, 13 per ultimare l'azione per il Green Basket. Darogullo la consegna a Michele Venturelli, chiama il pick and roll con Cecchetti, ancora Michele Venturelli passando in mezzo con la mancina, in appoggio, fino in fondo, Michele Venturelli, 8-4-8-2, che giocatore. Sì, è quello che sa fare meglio e che vogliamo vedergli fare tutta la vita. È andato dentro, deciso, con Cecchetti che gli ha aperto la strada e che ha provato anche in qualche modo a togliere il difensore da davanti a Venturelli. Adesso mi sembra di capire che loro hanno chiamato time out ma non ne hanno più e quindi probabilmente devono rimettere dal fondo e mancano 13 secondi.
Pronto Giuseppe Lombardo che entra al posto di Alessandro Cecchetti, probabilmente per dare fisicità in difesa. Sta di fatto che restano gli ultimi 13 secondi a disposizione della Gordon per provare ad impattare il pari. 13 secondi a disposizione della Green per proteggere questi due punti di vantaggio. L'importante è non fare falli, secondo me. Riuscire a tenere il più possibile lontano dal canestro senza falli e ovviamente senza dare il tiro da tre. Coach, però meglio un fallo che un tiro da solo aperto. Solo se necessario, perché io proverei a difendere forte. In ogni caso il tiro da tre è l'ultima delle opzioni che noi dobbiamo dare a... Difesa lunghissima del Green, adesso supera la metà campo Todeschini, si va da Marino, non succede nulla, colpo per terra, palla persa, attenzione Todeschini, due secondi, deve forzare, finisce qui, finisce qui, Green batte, nuova palla canestro girate, 8-4, 8-2, coach, gara 2 e del Green Basket, discorso salvezza rimandato a gara 3, domenica Dolginate. Siamo ancora vivi, buon basket a tutti. Grazie per questa telecronaca, un saluto e un ringraziamento da parte di Gaetano Cucchiare, coach Vito Grippo, saluti a tutti.